politico nazionale del Popolo della Libertà, onorevole Angelino Alfano. Grazie. Grazie. Il presidente Berlusconi tra poco si collegherà, ma toccherà a me, andando via da qui, raccontargli la splendida emozione di questa splendida platea, il vostro calore, la vostra amicizia, il vostro affetto, perché ho il piacere di dirvi che anche nelle scorse ore ho avuto modo di parlare con chi non ha mai sbagliato i nostri sondaggi e noi siamo in testa in Campania. Inatteso, perché voi sapete benissimo che la sinistra ci dava per morti, è scesa in battaglia e ci ha trovato vivi, combattenti e lunedì anche vincenti. Abbiamo dalla nostra parte tante grandi e tante buone ragioni, abbiamo dalla nostra parte, amici di Napoli e della Campania, la forza di una campagna elettorale che è stata tutta puntata sui temi concreti, quelli che interessano ciascuno di noi, quelli che interessano alla gente. Noi abbiamo puntato su alcuni messaggi molto chiari. Noi vogliamo rimborsare, restituire l'IMU pagata dai cittadini nel 2012 e la vogliamo rimborsare anche agli agricoltori che l'hanno pagata per i fabbricati e per i terreni agricoli. Vogliamo per gli anni a venire e intendiamo farlo già tutto questo al primo Consiglio dei Ministri e abbiamo una ricetta molto molto chiara per quanto riguarda la occupazione. Vedete, il vero nostro dramma, il dramma dell'Europa che sta diventando il dramma dell'Italia ma che è già il dramma del Sud, è il problema della disoccupazione giovanile, dei nostri ragazzi che non trovano lavoro. Abbiamo individuato, che il presidente Berlusconi ha individuato, è la priorità del lavoro. E come vuole lui riconoscere la possibilità agli imprenditori di fare più assunzioni? Partendo da un dato molto concreto, cioè chi è che nel nostro paese può fare le assunzioni materialmente? Le può fare l'imprenditore, il commerciante, l'artigiano, la partita IVA, il libero professionista, però quando nel momento in cui l'imprenditore tira fuori di tasca 3.000 euro, al giovane lavoratore ne rimangono in tasca 1.500, perché 1.500, 1.700, perché gli altri li prende lo Stato con le tasse. E allora la vera proposta nostra qual è? Togliamo di mezzo lo Stato, togliamo di mezzo le tasse dello Stato, zero tasse agli imprenditori che assumano giovani disoccupati. Questa è una strategia ben chiara e ben concreta e che si abbina ad un'altra strada, ad un'altra strategia che riguarda il rapporto dei cittadini con il fisco, il rapporto dei cittadini con il fisco su tre grandi questioni. La prima, i poteri di Equitalia. La seconda, il tema del redditometro. La terza, la libera circolazione del contante. Queste tre grandi questioni noi intendiamo fare una grande battaglia contro una sinistra illiberale che ha opinioni opposte. Andiamo per ordine, i poteri di Equitalia. Equitalia, che sia detto in termini molto chiari, ha il compito di riscuotere le tasse, ma non quello di fare chiudere le imprese e neanche
Italia. Ecco perché la nostra proposta sarà questa. Primo, sulle famiglie. La prima casa deve essere impignorabile. Deve essere impignorata. Secondo, per i debitori, contribuenti, cittadini che non abbiano avuto modo di pagare le tasse perché sono in buona fede e non hanno avuto i soldi per pagare le tasse, lo Stato deve rinunciare alle sanzioni e agli interessi. Sempre su chi è in difficoltà, lo Stato con la riforma dei poteri di Equitalia che proporremo noi deve poter allungare il numero delle rate nelle quali si può pagare il debito e con le quali si può pagare il debito. E per gli imprenditori, sugli imprenditori noi abbiamo la stessa idea che abbiamo con sulla prima casa, cioè allo stesso modo di come non si può pignorare la prima casa, noi dobbiamo essere nelle condizioni di non fare chiudere l'impresa. E allora l'idea qual è? Diventano impignorabili i beni e i macchinari aziendali, diventino impignorabili i crediti commerciali e tutti quei beni che hanno la funzione di mandare avanti l'impresa. Vedete? Noi abbiamo dalla nostra parte un grande leader come Silvio Berlusconi, che ha fatto una campagna elettorale generosa, grande, sfidando i conduttori più ostili nelle trasmissioni più ostili. Abbiamo un leader